in collaborazione con Amici appassionati di calcio di Lega Pro, ben ritrovati ad una nuova puntata di Feralpi Salon News. Siamo qui negli studi di Brescia TV per raccontare un nuovo pareggio per la formazione allenata da Beppe Scienza, un pareggio contro il Mantova, ancora uno 0-0 che allontana la formazione gardesana da quella che è la zona per i playoff. Ma non parleremo solo di prima squadra, perché c'è tanta carne al fuoco per quanto riguarda il settore giovanile. Qui oggi sono con me in studio i due allenatori della formazione degli allievi, Damiano Zenoni, buonasera Damiano. Buonasera a voi. E Carlo Soretti, buonasera, buonasera Carlo. Buonasera. Allora, io partirei con i nostri due ospiti da quella che è stata la sintesi della sfida contro il Mantova, giocata venerdì sera, 1-0-0, dicevamo che allontana un pochino dalla zona playoff, dai sogni di gloria, chiamiamoli così, perché è davvero un campionato straordinario, quello degli uomini allenati da Beppe Scienza. Dunque partiamo con la sintesi per partire poi con i nostri commenti. Ma lo 0-0 tra Feralpi Salò e Mantova è il risultato più giusto di una gara molto accorta. Altra partita senza reti allo stadio Turina, ma se la volta scorsa la Reffa aveva fatto le barricate, almeno stavolta entrambe le squadre hanno provato, sia pure a ritmo non vertiginoso, a costruire gioco. Palle gol però col contagocce e portieri impegnati al minimo sindacale. Mantova pericoloso al 13° col difensore Siniscalchi imbeccato da una punizione di Paro. Deviazione leggera, Branduani non si lascia ingannare. Al 18° Ranellucci conclude da distanza favorevole, ma Siniscalchi salva in corner. Al 39° grandestro di Palma, fuori di poco. In chiusura di tempo Boniperti non inquadra lo specchio dopo un liscio di Tantardini. Nella ripresa cale il ritmo e gli unici sussulti arrivano da un colpo di testa alto di Siniscalchi, da un destro da lontano di Cavion, con Zima costretto a distendersi, e da poco altro. Squadre stanche e forse per la Feralpi Salò anche uno stato di appagamento. I playoff per i verde-blu sono più lontani. È davvero uno stato d'appagamento, Damiano Zenoni, quello che sta vivendo la squadra, o un po' anche di stanchezza? Ma penso che sia più stanchezza che appagamento, perché fin qui penso che la Feralpi Salò abbia fatto il suo buon campionato, anzi probabilmente all'inizio non si pensava che potessero ripetere la stagione dell'anno scorso, che sono arrivati ai play-off poi. Perciò secondo me non è appagamento, ma soltanto un po' di stanchezza. E ecco, gli ultimi risultati così spengono un po' questa voglia di playoff che c'è quest'anno, ma per quello che posso, che ho visto io, la squadra ha fatto tutto il possibile per riuscire ad arrivarci anche quest'anno. Non è ancora finita, ma penso che sia molto difficile arrivare ai playoff quest'anno. Tra pochissimo vedremo anche i risultati e la classifica, perché si allontana, dicevamo, eccoli qui, grazie alla nostra regia, Vinoleffe su Tirol che termina 2-1 per i bergamaschi, l'Arezzo pareggia 1-1 con l'Alessandria, il Bassano Virtus che vince 3-2 contro la Pro Patria, il pareggio tra Cremonese e Real Vicenza per 1-1, poi una sfilza di 0-0 come quello tra Feralpi e Mantova che abbiamo appena visto, la Gian Erminio che pareggia 0-0 con il Venezia, stesso risultato per i cugini del Lumezzane con il Monza, poi c'è questo 2-0 del Novara che porta e proietta la squadra piemontesi in vetta alla classifica, il Como che regola 5-2 il Pordenone fuori casa, Pordenone sempre più fanalino di coda di questo girone A della Lega Pro, e infine lo 0-0 tra Torres e Pavia. Vediamola la classifica, perché anche qui, caro Carlo Soretti, possiamo trarre delle conclusioni, perché al di là di quello che può essere il discorso legato ai playoff per la squadra allenata da Beppe Scienza, c'è questa posizione in classifica che secondo me è straordinaria, perché riprendo un po' le parole del nostro e del vostro allenatore, sostanzialmente dice vabbè, i playoff si sono allontanati, sono abbastanza lontani a questo punto col Como 54, però quello che più importa è che l'anno prossimo abbiamo già la certezza di rifare questo campionato. Esattamente, esattamente, è una posizione gratificante. Penso al di là dei progetti iniziali, e che poi andasse avanti così probabilmente garantirebbe anche il tabellone della Team Cup, e non credo che sia soddisfazione da poco.
Assolutamente d'accordo con le parole di Carlo, una Feralpi Salò che continua davvero a rendersi orgogliosa di quello che è il lavoro svolto soprattutto da Beppe Scienza ma anche da tutti i dirigenti, Damiano, perché la cosa più bella è essere poi diventata una realtà a livello nazionale sotto gli occhi di tutti, perché poi tantissimi giocatori sono cresciuti nella Feralpi Salò e a questo punto stanno calcando palcoscenici importanti. Come hai detto tu, penso che sia la cosa principale, riuscire a portare questa società che è nata da poco, perché sono 5 anni che c'è la Feralpi Salò, e riuscire a restare in un campionato come la Serie C, che non è mai facile, tra l'altro in posizioni vestigie, come posso dirti, avanzate, perché sono sempre l'anno scorso playoff, quest'anno sono lì che si lottano ancora i playoff, è una cosa bella e importante, soprattutto per la società ma anche per la città. Perciò vedono, anche gli altri vedono la Feralpi Salò come, diciamo, un obiettivo da arrivarci. E questa è la cosa, secondo me, che importa di più alla società. Voi siete i tecnici della formazione degli allievi di questa società guidata dal patron Giuseppe Pasini. Vi chiedo se i vostri ragazzi vedono con grande occhio, con grande soddisfazione quello che sta facendo anche la prima squadra, come ovviamente credo sia un obiettivo poi per i tuoi ragazzi raggiungere questo step. Beh, penso proprio di sì, perché i nostri ragazzi sono ancora giovani per ambire a puntare, diciamo, alla prima squadra, però nel giro di 2-3 anni anche questi ragazzi, che qualcuno di questi avrà ambizioni e avrà anche le doti tecniche, morali, fisiche per arrivare in prima squadra, penso sia proprio un obiettivo per loro. Deve essere un punto di partenza, perché non si sa mai che tanti giocatori partono dal Feralpi Salò ma vanno a giocare poi in grandi squadre, cioè non è una cosa da poco, perciò penso che sia quello l'obiettivo anche della Feralpi Salò come prima squadra, riuscire a portare più giocatori del settore giovanile in prima squadra e non si sa mai lanciarli anche nel grande calcio. Eh sì, ricordiamo l'attenzione, diciamo, maniacale che ha Eugenio Olli per la ricerca proprio di talenti veri. Se poi Carlo, crescono nel giardino di casa, diventa ancora più gratificante il lavoro proprio vostro nel settore giovanile. Esatto, come stava dicendo lei, penso che sia la gratificazione più bella. Mi dia del tu, se no mi sento vecchio. Ecco, allora, come stavi dicendo tu, Aurora, la gratificazione più bella è proprio quella lì, che il ragazzo che fai crescere tu poi ti dà ancora più soddisfazione, perché è naturale che sia così. Siete reduci da un pareggio contro la Reggiana per 1-1. Damiano, come descriviamo questa partita? Com'è stata? È stata la parte nostra una delle migliori partite che abbiamo fatto, perché incontravamo la prima della classe, la squadra secondo me più attrezzata, più forte del campionato, e abbiamo fatto un'ottima figura. Se posso dirtela tutta, meritavo anche qualcosa in più, obiettivamente. Però va bene così, i ragazzi sono stati bravissimi di ieri, soltanto complimenti per loro. E il nostro obiettivo l'abbiamo raggiunto, tra virgolette, perché era quello dei playoff. Adesso dobbiamo toglierci altre soddisfazioni, perché abbiamo la possibilità di farlo. Perciò da qui in avanti adesso saranno delle belle partite alla fine. Più ci saranno i playoff da giocarci, ma ce li giocheremo viso aperto. Un grande risultato per voi, Carlo, quello di essere già all'interno di quelle che sono le formazioni che si giocheranno qualcosa di importante. Indubbiamente sì. Ci rende orgogliosi del gruppo che abbiamo a disposizione, col quale lavoriamo tutti i giorni, che sono ragazzi seri, bravissimi nei comportamenti, attenti, e questo risultato qua sicuramente è figlio, al di là delle qualità tecniche, proprio dei valori del gruppo. Cosa in particolare è mancata alla tua formazione per raggiungere la vittoria, se si può raccontare? Solo sfortuna? No, sfortuna no, dobbiamo essere più cattivi quando ci capita l'occasione, perché ogni domenica ce ne capitano spesso e volentieri, perché riusciamo a arrivare là, come ti dico spesso. Magari più cattiveria sotto porta, quello sicuramente avremmo avuto qualche punto in più, però, come ti ripeto, ieri non posso recriminare niente sotto il punto di vista dell'impegno, della partecipazione, dell'attenzione, perché ho fatto veramente una grossa partita. Leitmotiv sembra quasi di ripercorrere un po' anche quello della prima squadra, Carlo, che ultimamente sta un po' facendo fatica a trovare la via della rete. Sì, può essere una coincidenza, ma niente di più, perché noi, per quello che vediamo i nostri ragazzi, ieri la dimostrazione, chi era al campo l'ha visto, che i nostri ragazzi hanno giocato una partita di un'intensità, di una voglia, di un'attenzione, che sicuramente non si può parlare di calo fisico né mentale, perché proprio veramente è andato tutto nel migliore dei modi. Tra le altre cose, ci si prepara
ad una delle partite più attese, credo, per i ragazzi, che è il derby con il Lumezzane, perché la parola solo derby, credo, Damiano, tu ne hai giocati parecchi nella tua carriera, significa qualcosa di particolare anche a questi livelli e anche per i ragazzini? Sì, penso che i ragazzi ci tengano particolarmente, come la società. Da parte mia è una partita come tutte le altre. Ce la giocheremo sicuramente viso aperto col fatto che noi abbiamo già raggiunto il nostro obiettivo. Quello non vuol dire che noi andiamo a Lumezzane e ci dobbiamo regalare la partita, anzi, dobbiamo dimostrare che se siamo lì davanti, il motivo c'è. Abbiamo 14 punti più di loro, se non so di preciso, e dobbiamo dimostrarlo ancora una volta che li abbiamo meritati. Perciò si va e si gioca la partita per vincerla. Che squadra è il Lumezzane, Carlo? Il ricordo che io del Lumezzane all'andata è una squadra molto molto tosta, che fa appunto dell'intensità, del carattere, della voglia, della combattività una delle sue armi principali, e perciò è un avversario doppiamente da affrontare, doppiamente con attenzione. Rimanete con me, caro Carlo e caro Damiano, andiamo un attimo in pubblicità, tra pochissimo snoccioleremo anche quelli che sono stati gli altri risultati ottimi del settore giovanile della formazione gardesana. A tra poco. Noi insieme, in compagnia di Damiano Zenoni e Carlo Soretti, stavamo raccontando quella che è la prossima sfida della formazione degli allievi dei Leoni del Garda contro il Lumezzane. Si giocherà fuori casa, con Cesio, match sentito. Come si prepara, Damiano, a livello psicologico, se si può usare questo termine, con i ragazzini, una partita comunque che si sente particolarmente? Ma penso che certe partite lo sanno anche i primi, sono loro che lo sanno, e non si preparano neanche, perché sono quelle partite che aspetti magari da tutto il campionato, con la prima della classe, con il derby. Perciò, come le prepariamo sempre, lo sanno i ragazzi che è un partito importante, ci tengono particolarmente anche loro, sono i primi che ci tengono, perciò la nostra preparazione è come con tutte le altre. Parliamo un attimo del settore giovanile in generale, vi leggo qualche risultato con i giovanissimi nazionali che sono stati sconfitti purtroppo dal Monza 2-1, mentre i giovanissimi regionali A hanno battuto il Mantova in casa per 3-2, mentre quelli B sono stati sconfitti dall'Atalanta 3-0 fuori casa. Vittoria degli esordienti a 11 con il risultato di 3-1 contro la Vigenzi, sconfitta invece per gli esordienti 9 contro la Pavoniana per 3-1, e poi iniziano quelli più piccoli, i Pulcini, che sono i Pulcini a 7, che giocheranno Toscolano, verrà giocato a Toscolano Feralpi Salò giovedì 26. Intanto stiamo vedendo alcune immagini dello straordinario impianto che è il settore giovanile della formazione dei Leoni del Garda. Il Pulcini a 6 invece hanno vinto contro il Prevalle 3-1, il Pulcini a 5 contro la Valtennesi B sono stati sconfitti 2-1, i 2005 hanno vinto contro la Propiacenza 4-0, stesso risultato per i Pulcini 2006 con il 4-0 sulla Propiacenza. Infine i più piccoli sono i Pulcini a 5 del 2006, che sono stati però sconfitti dalla Valtennesi per 2-1. Dicevamo prima fuori onda, Carlo, che questa, la vostra che allenate, è un'età molto particolare, un'età in cui si sta per diventare grandi, si sta per diventare adulti, da un punto di vista calcistico si sta diventando calciatori, e quindi il vostro ruolo assume un significato molto particolare, cioè l'essere a metà, tra l'allenatore e un po' l'educatore. Sì, indubbiamente, forse la figura dell'allenatore appare di più nei riguardi di Damiano, e magari per quello che riguarda la mia figura più da supporto, come un riferimento, per un aiuto magari morale, un sostegno quando magari le cose non vanno come magari un ragazzo pensa, e la collaborazione nostra è funzionale anche in quel modo lì, per essere proprio vicini ai ragazzi in questa fase di maturazione che devono fare. Tu prima di arrivare a Feralpi Salò mi raccontavi prima che comunque hai avuto grande esperienza nel mondo anche dei dilettanti. Sì. Anche questo però è un bel mix, io credo, cioè il fatto di un aspetto professionistico come Damiano unito a un aspetto dilettantistico come il tuo, cioè un bel mix per crescere su due lati insieme. Sì, sono esperienze sicuramente non molto dissimili, però non uguali sicuramente, perciò messe assieme portano comunque a, come dire, a
ad aiutare anche i ragazzi in varie situazioni, no? Perché quello che lui può conoscere di altissimo livello, io magari terra a terra ho più frequentazioni rispetto a Damiano, e penso che sia comunque un aiuto, una cosa positiva. Mi date un po' l'idea di come si sviluppa il vostro lavoro? Damiano sul campo, vi dividete la squadra, non so, immagino attacco-difesa, capita? Alcune volte è successo. Sì, è capitato, perché abbiamo, diciamo che ci sono tante cose, sembrerebbero tante cose da provare, però il tempo effettivamente scappa sempre, perciò un po' di divertimento nella partitina, un po' di tempo perso tra un esercizio e l'altro, abbiamo veramente poco tempo per riuscire a far tutto. Forse questa è l'unica pecca che ci manca, nel senso che possiamo fare ancora meglio, perché ci manca veramente qualche ora di calcio veramente sul campo. Però ci confrontiamo spesso, abbiamo spesso idee simili, e qualche volta è capitato che magari, siccome Carlo è stato un grande difensore, mi hanno detto, allora volentieri cedo la fase difensiva, a me piace magari fare più qualcosa in fase offensiva e fare movimenti in fase offensiva, Carlo magari in fase difensiva, allora troviamo una via di mezzo e tutti e due lavoriamo con gli stessi giocatori, però su due fasi differenti. E vi sfidate le partitine con i ragazzi? No, io non sono più in età da gioco, anche per condizioni fisiche precarie, di conseguenza lascio volentieri a lui il compito magari di tappare il buco quando è necessario, anche perché da dentro è un esempio molto positivo per i ragazzi. Quanto è importante, Carlo, e chiedo anche a Damiano, il divertimento, perché poi credo che sta alla base di tutto, perché noi stiamo parlando di calcio di ragazzi da un punto di vista professionistico, ma poi anche a grandi livelli, Damiano è una testimonianza in questo, è il divertimento poi che la fa da padrone, Carlo? Secondo me è prioritaria la fase divertente del calcio, che si prenda in maniera divertente e seria un allenamento, assolutamente deve essere così, e bisogna garantire questo aspetto ai ragazzi in maniera assoluta. Damiano? Sì, penso che se riesce a portare il divertimento in questo lavoro qui che è il calcio, che tutti vedono come una cosa bella, però purtroppo è sempre un lavoro, se riesce a farlo diventare un divertimento sicuramente trae beneficio, quello sicuro. Una mia curiosità, c'è una frase di un tecnico che hai avuto che tu riporti ai tuoi giocatori? Su due piedi così, sinceramente non me ne vengono, ci sono state dette tante, ma dette tante. Tante non si possono dire. Tante non si possono assolutamente dire. Sei uno che si arrabbia, è uno che si arrabbia, lo chiedo a Carlo. Ma vive la partita con intensità e senza mai trascendere, si arrabbia giustamente come tutti, perché sennò... Non è uno alla Zeman. No, non riuscirei. Non fuma, quindi sta in piedi per. E quello è già un lato positivo che non si. Che... Ma ci compensiamo, anche lì ci penso io. Sì, infatti, Carlo per me. Ecco. Quindi sei un allenatore che sente molto la partita, Damiano? Sì, la sento come sentivo da giocatore le partite, lo trasporto un po' sempre nell'ambito che è sempre calcio. Diciamo che non mi piace seguire la partita lì senza aiutare i ragazzi, senza dargli una parola in ti conforto, un aiuto se posso arrivare, perché poi a parole ci si aiuta e basta, non posso aiutare in altra maniera, e quello che posso fare è quello. Mi arrabbio sì, perché certe cose ti arrabbi lì per lì, però poi per me finisce tutto lì, cioè nel senso che arrabbiatura è per quel momento. Mi hai detto una bella frase prima, sempre fuori onda: il calcio è calcio, la vita è un po' una cosa diversa. Sì, e il calcio, come dici, come vi ho detto adesso, deve essere divertimento. Se i ragazzi vengono al campo e non vengono a divertirsi, i benefici non ne trovi, secondo me. In più noi, ti ripeto, abbiamo un gruppo sano, veramente sano, di ragazzi che bravi ragazzi, educati, e te l'ho detto, probabilmente riusciamo a trarre perché abbiamo veramente un gruppo buono, non perché è il nostro, ma secondo me il gruppo è il nostro punto di forza. Gruppo punto di forza, ed è sempre così di solito nei grandi risultati. Siamo quasi in chiusura del nostro appuntamento con Feralpi Salon News. Carlo e Damiano Zenoni, playoff assodati, raggiunti, c'è un obiettivo che vi siete posti oppure quello che verrà verrà? Ma io credo, per quanto mi riguarda, per come la penso io, l'obiettivo era quello di raggiungere i playoff. Adesso tutto quello che viene penso che sia comunque un regalo in più che ci faremo strada facendo. Damiano? Sì, allora, non conoscevo questo campionato, ti dico la verità, perciò venivo da un'altra realtà. All'inizio, se mi avessero detto arriviamo ai playoff, ti dico avrei firmato. Visto l'andamento della nostra squadra, visto il gruppo e tutto il resto, adesso abbiamo le possibilità per fare ancora meglio. Perché non provarci? Non vedo perché. Perciò
Si punta sempre al massimo. Si punta sempre al massimo, tra l'altro Berretti che sta puntando anch'essa al massimo, Berretti straordinaria, guidata da Aimo Diana. Un'ultimissima domanda, Damiano, com'è stato ritrovare poi grandi giocatori che hai avuto come avversari nel corso della tua carriera nello stesso impianto, nella stessa struttura societaria come la Feralpi Salò? Fa sicuramente piacere perché ti ritrovi a parlare con delle persone che hanno vissuto, che parlano la tua stessa lingua, diciamo, come te, un certo tipo di calcio, perché Aimo ha la mia età, perciò non è, abbiamo giocato gli anni probabilmente migliori di Brescia e Atalanta, probabilmente, perciò siamo scontrati, riscontrati anche dopo, perché poi ci siamo scontrati anche dopo. Però è con piacere perché parliamo veramente la stessa lingua, perlomeno il nostro pensiero è quello. Poi sul campo è tutta un'altra cosa, perché i ragazzi devono seguirti, perché i ragazzi devono avere qualità, ci deve essere tutto intorno qualcosa, se no anche uno che ha giocato a calcio secondo me dei risultati non ne trova se dall'altra parte non trova un gruppo sano, se non trova, come ho detto prima, qualcosa dall'altra parte. Però fa piacere ritrovare gente che come te ha calcato i campi di calcio e ad alti livelli, perché è stato così. Beh, ma anche con Piovani, cioè, che lui ha smesso prima di me. Però anche lui, ecco, diciamo che rientrava nel calcio che ho passato anch'io, che ho vissuto anch'io. E molto credo della vostra esperienza è stata trasportata in questa grande realtà. Io spesso e volentieri uso il termine famiglia, Carlo, per descrivere la Feralpi Salò. L'ho sentito molto questo sentimento quando si vede anche dalla prima squadra, ripeto, dalla prima squadra in giù. È davvero così? È una grande famiglia la Feralpi Salò? Ma io stavo pensando, mentre parlava Damiano, a questo fatto qua, di questi ex calciatori professionisti che io ho conosciuto quest'anno, tranne Giampiero Piovani, che conosco da quando ero un ragazzino del Brescia Calcio e col quale ho un'amicizia. Stavo pensando appunto alle persone che ho conosciuto quest'anno, perché per me, ex giocatore che li guardavo giocare in Serie A e li vedevo veramente giocatori inarrivabili per me, ritrovarmeli adesso, persone che conosco, che frequento tutti i giorni, è stata una piacevole sorpresa, perché sono delle persone straordinarie, di una semplicità straordinaria. Penso che questo faccia solamente bene ai ragazzi. Assolutamente d'accordo con Carlo. Noi siamo ormai in chiusura, vi ricordo l'appuntamento settimana prossima con Feralpi Salò News. In bocca al lupo agli allievi di Damiano Zenoni e Carlo Soretti. Come finisce col derby? Non ci sbilanciamo? No. Meglio di no, perché poi non... No, speriamo che sia una bella partita, che sia calcio, che i ragazzi si divertano, poi il risultato finale è sempre frutto di tante cose. Perciò... Carlo, diamo l'appuntamento anche ai nostri telespettatori, ai nostri tifosi della Feralpi Salò. Chi volesse andare a Concesio, l'appuntamento è per? Per domenica mattina alle 11, credo, perché di solito Lumezzane gioca alle 11 del mattino, credo per una questione di disponibilità di campo, e perciò alle 11 è fischio d'inizio. Fischio d'inizio della sfida tra la formazione del Lumezzane e quella della Feralpi Salò. Grazie davvero ai nostri due ospiti e come sempre diciamo in chiusura della nostra trasmissione, forza Feralpi Salò. Ciao! Buonasera. Sera. In collaborazione con...